Amici di Storie Fuori Gioco, ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Football Mystery, la webserie che racconta storie curiose, singolari, a volte incredibili del mondo del calcio. Negli ultimi mesi abbiamo spesso passato in rassegna caratteristiche e particolarità dell'impiantistica sportiva del nostro calcio. Stavolta ci concentriamo sugli impianti più piccoli che hanno vissuto comunque l'emozione della Serie A, con le misure di sicurezza sempre crescenti e l'abolizione dei posti in piedi dagli anni 80 in poi, le capienze sono andate via via rimpicciolendosi. Per questo la classifica soffre di un certo recentismo. Si considera ovviamente la capienza degli impianti quando la squadra locale era impegnata nel massimo campionato. Ecco dunque la classifica dei 10 stadi più piccoli nella storia della Serie A. Stadio Carlo Castellani, Empoli, 16.800 spettatori. Da tempo l'Empoli cerca di realizzare il progetto di un nuovo stadio. Il Castellani si è assestato su una capienza di poco inferiore ai 20.000 spettatori con la formazione toscana che giocò a Firenze nei primi impegni della stagione 1986-87. Lo stadio è stato più volte ristrutturato con i settori delle curve caratteristici a spicchi. Stadio Ezio Scida, Crotone, 16.640 spettatori. Anche in questo caso un ampio lavoro di ristrutturazione ha permesso a un impianto inizialmente chiamato Città di Crotone e in grado decenni fa di ospitare appena 5.000 spettatori di poter vivere gli storici campionati di Serie A della formazione pitagorica. Lo stadio sorge di fronte a un ospedale che si può osservare durante lo svolgimento delle partite alle spalle della tribuna. Stadio Mirabello, Reggio Emilia, 15.500 spettatori. L'impianto storico incastonato nel cuore della città ha ospitato le partite della Reggiana nei suoi primi anni di Serie A, nella stagione 1993-94 e nella stagione 1994-95, anno in cui si concretizzò lo spostamento nell'allora Stadio del Giglio, poi trasformato nell'attuale Mapei Stadium. Negli anni della Serie A la capienza venne portata a circa 15.000 spettatori, con record contro la Juventus, con 15.379 spettatori presenti. Stadio Rigamonti Ceppi, Lecco, 15.291 spettatori. Il Lecco ha giocato in Serie A fino alla metà degli anni 60, 15.291 i paganti il 5 febbraio 1967 nella sfida contro la Juventus. Record ufficiale, anche se molti ricordano che quel giorno i presenti superarono probabilmente le 20.000 unità tra posti in piedi e zone circostanti affollate. Il 2 giugno 1949 lo stadio fu intitolato a Mario Rigamonti, campione granata vittima della tragedia di Superga, intitolazione affiancata poi a quella allo storico presidente Mario Ceppi nel 1993. Stadio Artemio Franchi, Siena, 15.273 spettatori. Il vecchio stadio del Rastrello vide la capienza portata dai 10.560 posti originari agli attuali 15.373 posti negli anni in cui l'impianto venne ulteriormente ribattezzato Montepaschi Arena, stadio che superò i 15.000 paganti presenti in partite come il derby contro la Fiorentina, le sfide con la Juventus e quella con l'Inter che regalò con un gol di Milito ai nerazzurri lo scudetto del 2010. Stadio Leonida Robbiano, Vercelli, 12.000 spettatori. Il vecchio stadio della Pro Vercelli oggi è stato completamente ristrutturato ed intitolato a Silvio Piola. Il vecchio Robbiano ha vissuto la Serie A negli anni 30, spesso gremito, ma non oltre una capienza che all'epoca comunque era perfettamente normale in mancanza delle grandi arene dei tempi moderni. Stadio Alberto Picco, La Spezia, 11.466 spettatori.
Un'altra grande novità degli anni moderni, lo Stadio Spezzino è stato un catino che ha combattuto per decenni in terza serie, per poi arrivare ai lavori che da 3 anni portano la formazione ligure a misurarsi con le grandi della Serie A. Dopo una prima stagione a porte chiuse per il Covid iniziata a Cesena, il record di spettatori al picco è rappresentato per ora dagli 11.282 del match contro l'Inter nell'aprile 2022. Stadio Mobono Tenni, Treviso, 10.001 spettatori. Un grande sforzo per portare l'impianto trevigiano almeno alla capienza richiesta di 10.000 spettatori. Dopo il ripescaggio del 2005, il Treviso fu costretto a giocare le prime partite nella massima serie a Padova, poi lavori al Tenni con le tribune mobili aggiunte per arrivare almeno alla deroga che venne concessa. Match con più spettatori al Tenni nella stagione 2005-2006, i 7.985 spettatori nel match contro l'Inter. Stadio Matusa, Frosinone, 10.000 spettatori. Attualmente i ciociari possono contare su un vero gioiellino, lo stadio Benito Stirpe, di proprietà del club. Fu estremamente romantico però giocare la massima serie al vecchio Matusa, campo d'altri tempi nel cuore della città che fra container e tubi innocenti fu adattato per la massima serie nella stagione 2015-2016, arrivato a riempirsi quasi per intero con oltre 9.000 spettatori nel match contro la Roma. Stadio Natale Palli, Casale Monferrato, 8.000 spettatori. Il piccolo casale, che può fregiarsi dello scudetto del 1914, ha partecipato anche alla Serie A a girone unico negli anni 30. 4 stagioni di fila dal 1930 al 1934, quando si poteva assistere alla partita al Natale Palli anche attorno al perimetro del campo. Negli anni 70 il club fece registrare partite da circa 10.000 paganti, con l'attuale capienza che si assesta attorno ai 5.000 spettatori. Se il video ti è piaciuto non dimenticare di lasciare un like e soprattutto di iscriverti al canale per essere sempre aggiornato sui prossimi appuntamenti di Football Mystery. Alla prossima!